Mauro Molisani, lo possiamo dire, il sogno è finalmente realtà. Oggi l'inaugurazione di questa presso struttura molto importante per l'Ardita Juventus 1906, ma in generale per tutto lo sport del Levante e di Genova. Sì, veramente, sono finalmente contento, felice, posso dire ce l'abbiamo fatta. È stata una cosa lunga, difficile, però penso che il mio entusiasmo, la mia voglia di fare, l'aiuto di tutte le componenti della società e diciamo anche un po' politico, un po' di tutti, li abbiamo spinti, li abbiamo stimolati, però il mio entusiasmo è, siamo riusciti a fare questa cosa che secondo me è veramente bella ed è una cosa che aiuterà molto ai ragazzi del quartiere e spero anche ai ragazzi di tutta Genova che hanno trovato un posto dove fare attività. Questo è importante. Ecco, ripercorriamo quelli che sono stati i passi che hanno portato all'inaugurazione di oggi, a partire dalla visita dell'assessore Ilaria Cavo nel mese di febbraio. Allora, l'assessore Ilaria Cavo, la prima visita che ha fatto, ci ha portato la fiduzione attraverso la FINSE, che è la finanziaria della regione, che ci ha permesso di accedere a un finanziamento pari a 150.000 euro che ci ha erogato la Cassa di Risparmio, che era convenzionata alla FINSE per questa attività qua. E, vabbè, poi siamo dovuti arrivare a 250 e quello è stata dura. Ci abbiamo messo tutti qualcosa, abbiamo lavorato, abbiamo fatto, abbiamo pregato, non diciamo brutte parole, io sono contento di aver fatto, perché chi entra qua dentro, quando entra in questo impianto qua, dice oh che bello, io dico oh che bello, ma anche bello il fatto che i ragazzi hanno trovato un posto dove poter fare bene il loro sport, in un posto bello, luminoso, carino, pulito. Speriamo che di poterlo mantenere di poter sviluppare tutti quelli che sono qua dentro, che possono fare di più e fare delle belle cose. Ardita Juventus, casa di numerose discipline sportive, in copertina dal basket, ma non solo. No, il basket, purtroppo, dico, l'ha battuto in questo impianto, però abbiamo sempre in questo impianto. Abbiamo il pattinaggio, che per me è una cosa molto bella, divertentissima, bellissima, solo da vedere queste ragazze che fanno le loro evoluzioni. Spero di poter, visto dove siamo, che siamo nei parchi di neve, spero di poter fare qualcosa al mattino e qui dobbiamo lavorare quest'inverno, portare i cittadini, diciamo vecchi come me, di Nervi, diciamo anche più giovane, a fare delle attività qua dentro in concomitanza con i parchi. Poi comunque noi abbiamo la palestra dove facciamo pallavolo, facciamo ginnastica ritmica, abbiamo la palestina delle arti marziali, cioè qui diamo un'ampia possibilità di attività di tutti i tipi per tutte le età e per tutte le capacità di ogni ragazzo. Questo qua è il punto di diamante, ma non è detto che quelli che faranno pallavolo qua, là, in questo caso noi abbiamo ospitato l'Auda, lo potremo ospitare anche quando ci organizziamo anche per quello, per fare le loro partite di volley anche a livelli molto più alti. Abbiamo creato un centro sportivo, un impianto sportivo, credo bello per tutto il, da quarto fino a Sori, che spero che sempre di più lo voglio far conoscere, farlo vedere e farlo vivere. La cosa importante è questa qua.